E un saluto da Darko e... Eccolo! Eccoci su Mass Effect. Sì. Allora, andiamo a vedere che eravamo sul pianeta Ferros, no? Quindi, e dovevamo occuparci di Geth, se ci avevano dato la postazione, dovevamo vedere anche se Amadon c'entra ancora. Comunque, non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere cosa dovevamo fare. Va bene, bene, bene. Cosa mi dici te? No, tira via l'arma. Grazie per quello che hai fatto, comandante. Ma non è ancora abbastanza. Arrivederci. Ci vediamo, comandante. Avevamo già parlato con questa qua. Sì, avevamo già parlato, allora fammi entrare. Non mi ricordo cosa ci aveva detto, ma sicuramente niente di importante se non ce lo ricordiamo. No. Dobbiamo prendere, ho visto, l'ascensore. Vediamo un po' sto ascensore. Per andare all'autostrada. Speriamo che non sia quello della cittadella. Ma l'ascensore... Che ci dà gli annunci sul telegiornale. Non penso che sia come quello. Cos'è? Sarà qua? Qua? Mi sto perdendo? Non mi sto perdendo? L'ascensore. Guarda che bello, è moderno. È moderno. Attenzione! Oh. Oddio, come di già. Saranno più con me. Non so quanto riuscirò ancora a resistere. Puff. Andato. Di già. Voi? Mi dite qualcosa? No. La mia macchina. Vediamo la macchina. Sì, sì, è il nostro M35. Quindi possiamo andare in giro per lustrare adesso. Sì. Beh, più che per lustrare dobbiamo andare al quartiere qualcosa. Guardali che arrivano, sono quelli grossi. Più grossi. Beh, ma tanto con la macchina li fai fuori subito. Ma cosa staranno cercando? Aiuto. Levo un segnale. È troppo debole per risalire all'origine. Magari stanno cercando il pacco di Amazon che è andato sperduto. Ma in effetti può essere che stiano per il pacco di Amazon, eh? Oh. No! Ci arriva qualcosa! Forse c'ha lo scudo anche la macchina. È vero, se si rompe la macchina? SMAP. Olè! E come facciamo poi a riaverla? Ma non riesco ancora a stabilire. A riaverla? Sai che non lo so. Non si potrà riaverla. Potrebbe essere ancora lì dentro. Perché non ti muovi in questo modo? Allora. Mi segnano i nemici più avanti, ma non li vedo. Ma che cosa? Ah, ok. Possiamo andare? Sì. Sì. Aspetterò fiduciosa. Aiuto. Dai, aspetta fiduciosa. Tu aspetta. L'avremo colpito. Ora sì. Però anche noi stiamo subendo un sacco di danno. Non va bene. Oh mio Dio, ma come è volato? Oh mio Dio! No! Non spara di lì! Ah. Ok, è andato. Oh mio Dio! Permesso! Oh. Io volo ma con una macchina. Può saltare quella sì, macchina. Può saltare. Lì. Sembra che abbia una vita propria. Sembra proprio un essere vivente. Sì, più o meno. Allora, cosa c'è qua? Cos'è? Io sparo per sicurezza. Che poi mi fa ridere questi qua che sono super tecnologici eppure non hanno ancora tipo i cellulari. No, infatti. E costruiscono degli edifici così una brutti. Una specie di veicolo. Non sono che. Devono essere abbastanza vicini da averci visti. I Geth non so sono se devo scendere. Più importanti. Proviamo. Come si scende dalla macchina? Ok. Permesso. C'è qualcuno? Non fate un altro passo. Ah sì? Rilassati, Jong. Non sono Geth. Stai indietro, Giuliana. Come non chi sono sei? Geth? Cosa vuoi? Sono qui per aiutarvi? Comandante Shepard, sono qui per risolvere il problema dei Geth. Visto, Jong? Ti preoccupi per niente. E tu ti fidi troppo della gente, Giuliana. Sono solo felice di vedere un volto amico. Pensavo che fossimo gli ultimi umani rimasti su questo pianeta. Ce ne sono altri. Faidan e alcuni coloni di Zuzob sono ancora vivi. Ci avevi detto che erano tutti morti. Ecco, un traditore! Uccidetelo. Probabilmente erano tutti morti. Ecco come cambia le carte in tavola. Probabilmente. Non ne dubito. Quei dannati sintetici sono implacabili. Capisco. Farò il possibile per tenerli alla larga da voi, ma vorrei alcune informazioni. Che genere di informazioni? Ignoralo.
I Geth hanno occupato il quartier generale della Exogeni. Basta proseguire lungo l'autostrada. L'edificio è proprietà privata, soldato. Limitatevi a eliminare i Geth. Beh, certo. Devo andare. Chiudi il becco, diciamo. Non posso stare qui. Devo proseguire. Comandante, aspetta! Mia figlia Lisbeth. Abbiamo perso le sue tracce. Bene, un'altra che aggiungeremo alla compagnia. Lo peso. Tu donne, che palle! Qualche bello macione da farmi inciucciare. Tipo visto di blu. Sì, vabbè, però vorrei avere una scelta, insomma. Gli chiediamo dove si trova. Dove si trova, dov'è, beh, certo. Figlia? Al momento dell'attacco. Stava lavorando nel palazzo della Exogeni. No, già. Va bene. Ci sono diversi posti in cui potrebbe rifugiarsi. Anche non potrà nascondersi per sempre. La troverò. Se si trova lì dentro, la porterò in salvo. Grazie. Ci pensiamo noi. Pensiamo noi a tutto, come sempre. Questo avevamo aspettato il mio ritorno. Restate nascosti qui finché non scoprirò cosa dietro. Stanno cercando i Geth. Non so com'è che si chiama. Ma chi? Chi ricorda? Quello se con cui voglio farvi inciucciare. Garrus. Garrus. Sì, qua c'hanno tutti lo stesso nome. Garras. Vabbè. Cos'è? Mi fa parlare con un tipo morto. Ma secondo me non è che è morto, sta tipo male. Una tizia. Ah, intanto qui non abbiamo niente di utile da loro. No. Quindi dobbiamo riprendere la macchina e proseguire. Va bene. Duman. Invece se ne stanno lì tranquilli. Adesso qui è tutto... Si vede che sono NPC. NPC. Ah, allora. Manco i bagni ci avevano, appunto. Piscioni cagano in giro. No. Sei un po' nob a guidare oggi. Abbastanza. Vai. Distruggi. Oh mio Dio. Da quella postazione lì tutta sbilanciata. Via. Aiuto. Adesso ribaltiamo anche quello. Quello è lì nascosto. Non è più nascosto. Non mi ricordo. Ma cosa vuoi te? Vai via. Questa ce la pagheremo. Oddio santo. Carico è al sicuro. Stiamo ma perché vai su quella piattaforma lì? Ovvio è perché c'è troppa fare. Roba. Aspetta, vedi che... Oddio. Ma che cazzo? Interrompi le comunicazioni, ti ha detto. Però mi segna un nemico là dietro, aspetta. Dov'è? Ma sarà dentro, dov'è? Ah no, più avanti. Sì, mi serve spazio, spostami. No, non si sono tolti più. Cucù. Vabbè. Se vuole starsene là dentro. Quindi tutte quelle lì sono tipo stanzette? Non lo so, penso che ci sia una strada sotterranea sotto l'autostrada. Perché questa è un'autostrada. Da quello che ho capito, sì. Vola! Corsa d'ostacoli. Sono tutti nemici da sotto, beh io li lascerei perdere. Anche se in teoria servono da fare expo. No, perché mi si è girata la macchina? Oh, non va giù, ok. Quelli rossi sono più di... Ah, hai fatto esplodere la roba vicina così. Dici che l'hai evitato il colpo. Probabile. Saltando. Oh, va come cade. Aspetta. Oh, quello è ancora vivo. Ok, non più. Ok, abbiamo uccisi. A quanto... Cosa c'è là sopra? A no, quanto che? A quanto pare. A quanto dietro. Volare. C'è il disturbo, non mi fa vedere più la mappa. Oddio, ma perché devi girare così tanto? Ma infatti, ma... Io tocco di più. Ma non so, sei tu che non sei capace oggi. No, è che se tocco troppo gira un macello. Se vuoi faccio io. Ciao, perché se no saremmo giù dal bordo. Io sono più bravo a guidare di te. Cioè, Qui abbiamo finito, non ci serve più la macchina. Boh, dobbiamo mollare la macchina. Bravo, usa la macchinina che almeno lo fa fuoco. Guarda come è morto. In punta di piedi. Che è? Velocissimo. Ciao, morto. E in teoria non dovrebbe... Disturbato. Abbiamo disturbato. Li abbiamo disturbati. No, andiamo a cercare la sister. Corri, no, Shepard. La figlia. Ma magari ci passava la macchina di lì, se facevi qualche sì, le mie acrobazie slalom. Penso infatti, sì. Con qualche bella acrobazia. Oh. Io comunque li attirerei fuori per poi ucciderli con la macchina. In effetti sì. Perché non è una brutta idea. Però ci staremo qua una vita, perché no, non so quanto tempo... Secondo me ci stiamo qua di meno. Ma va, mai. Shepard è forte. Allora, vediamo un po' cosa mi dice, perché mi segna. Ecco. Roba. Andiamo a vederci la... Tu cosa fai? Questa è una bomba, può esplodere.
qui c'è qualcosa. Me la fai? Mod. Dovremmo anche vedere questo. Cioè? Io non le capisco. Mod. Oddio. Oh mamma, quello è grosso. Come facciamo a buttarlo giù? Ma sei diventato più forte o sbaglio? Sì, ma io non mi sono ancora potenziato. E non no, fucile, riprenditi. Dovrei. Sì, ci vuole un po', però. Se vuoi. Adesso dopo questo vediamo un'occhiatina. Diamo un'occhiata ai potenziamenti. Abbiamo anche livellato. Perché sennò ci mettiamo più troppo tempo. Infatti, allora. Inventario. Io non so come si fa per potenziarsi. Devi aggiungere le cose qui. E non sai che cosa aggiungere? Più che altro dovevi anche vedere le armi. Se ho preso qualcosa di nuovo, se è più forte o meno forte. Questo dà danno, ma max colpi. Vediamo un po'. Quasi quasi prendere il fucile d'assalto. Mettere questo a. Meno colpi consecutivi, ma fa più danno. Ed è anche rosso. Bello. Poi ci mettiamo la mod arma e vediamo un po'. Qui abbiamo mirino ottico, precisione, riduce il contraccolpo. Questo non è male. Questo è un altro mirino ottico. Canna potenziata. Questo dà più danno. Quasi quasi di mettere una canna potenziata. Se ragazzi voi avete qualche consiglio, sì, datecelo, che è un po' che magari siete più esperti di noi in Mass Effect 1. Allora, in teoria i Geth sono elettrici, quindi se io uso la roba elettrica giusto, dovrei fare ottimo più danno. Ragionamento. Però mi dà meno 30 di danno. Perché sai, l'acqua con l'elettricità non va molto no, bene. Questi bypassano lo scudo. Fanno meno danno, ma fanno danno se hai uno lo scudo. E quanti ne puoi mettere di mod? Uno e uno. Una mod di questa e una mod di questa. Voi che mod avete messo, ragazzi? Fateci sapere voi come avete affrontato la situazione mod. Dei gatti. Questo, se c'è qualcos'altro di più buono, io lo metterei. Valutazione precisione. Questo, quello che abbiamo adesso è molto alta, quindi direi che teniamo ancora. Urca. O facciamo più danno, perché è molto più danno. Non lo so, 26. Se è tanto il danno, allora vale la pena. Di più. Se no, no. Cerchiamo di comparare con questo. Smorzatore. Togliamo un po' il rinculo. E sempre questo. Poi arma secondaria che però non l'avevo mai usata. Però sempre buono tenergliela su, dai. Facciamo il mirino. Ma sì, dai, diamogli il mirino. Sto facendo cagate assurde, ma non importa. Perché? Ma no, dai, non essere pessimista. Ecco. È quello. Bene, bene. Allora, invece tali li possiamo mettere. C'è ancora roba. La corazza migliore. Una tali rossa. Che carina! Forse perché non ha l'armatura che può mettere mod, forse. Lei gli mettiamo ammortizzatori, no? Andiamo sulla difesa. Facciamo un po' più resistente. Dai, una tali resistente. Possiamo riprendere. Vediamo questo robot qua che si muove in modo. Testiamo subito se i nostri uppaggi sono stati efficaci. Efficaci. Siamo andati. Vedi che adesso non è più. Ma forse era disturbata. Adesso non so se era disturbata perché di quel robo o perché abbiamo messo adesso il robo. Nemici, venite a noi che dobbiamo testare le nostre nuove modalità. Ma che bella l'arma rossa. Dammi l'arma rossa. Sembra anche a me non mi importa tanto. Qui c'è uno scudo. Non riusciremo a scalfire questo scudo. Dobbiamo trovare un altro modo per entrare. Va bene. Dobbiamo trovare un altro modo. Come dobbiamo scendere? Per trovare la sorella. Sì, la figlia. La sorella. Sarà una discesa senza ritorno, comandante. No, per forza. Ciao. Caga cazzo. Ci sei andato lo stesso? Sì. Dobbiamo trovare un posto dove andare. Cos'è? È questo? Dannazione! Sei presa male. Ecco, l'abbiamo trovata! È la figlia! Pensavo che fosse qualche ghetto. Ma com'è incazzata Shepard? Cazzo, mi spari! Ora sei sicuro? Cosa ci fai qui? Chi sei? E cosa ci fai qui? È colpa mia. Gli altri sono scappati tutti. Mentre io sono rimasta indietro per fare una copia dei dati. Brava! La nave dei Geth è atterrata sul palazzo, facendo saltare la corrente. Ero in trappola. Ho cercato di fuggire, ma l'uscita era bloccata. Cosa vuol dire non per me? Che l'uscita era bloccata. Non preoccuparti. Ti porteremo via da qui, ma prima dobbiamo scoprire cosa vogliono i Geth. Il problema non sono i Geth.
ma quel loro campo energetico. Vogliono che nessuno acceda ai... A me puoi dirlo. Sono venuta fin qui per Get. Devo assolutamente scoprire cosa stanno cercando. Non ne sono sicura, ma credo siano qui per il Thorian. Thorian? E cosa sarebbe? Mm. È una forma di vita autoctona. La Exogeni la stava studiando. Interessante. Diciamo interessante o chiediamo dove si trova? Cos'altro puoi dirmi? Sai dove si trova questo Thorian? Io forse potrei, ma prima quei Get devono essere eliminati. Dobbiamo uscire da qui, oltrepassando quel campo d'energia. E come? Qualche consiglio? No, non esattamente. Ma credo che la nave dei Get lo stia alimentando. Okay. Ho visto che i Get hanno installato dei condotti energetici un po' ovunque. Potresti seguire quei cavi, ma ci sono Get ovunque. D'accordo. Bene, me ne occuperò io. Resta qui finché il campo non verrà disattivato. Perfetto, so, ci pensiamo capito. Noi come sempre. Tutto noi. Io aspetterò che disattiviate il campo. Ecco, prendi la mia tessera ID. Con questa riuscirai ad aprire qualsiasi porta. Perfetto. Buona fortuna. Beh, si fida se ce l'ha data. Oh mio Dio. Aspetta. Beh, se ci ha dato la tessera vuol dire che si fida parecchio. Cioè, sai, noi potremmo... Beh, non è catanto. Beh, poteva comunque farsi venire in mente un'idea. Ma questi qui poi, lei come ha fatto a ucciderli? O guarda caso sono venuti fuori proprio quando Mi sa che quello là è riuscito a ucciderlo quando ha sparato tipo anche a noi. Ok. Abbiamo scoperto tante cose nuove. Hanno facendo esperimenti che ai Get interessano, Abbiamo trovato la figlia che ci ha dato delle informazioni preziose. Molto. Però adesso per darci altre informazioni dobbiamo comunque aiutarla e distruggere tutti i Get. Sì, infatti. E adesso dobbiamo prima distruggerli e poi andare a vedere bene cosa fare. Adesso ci ha dato la tessera. Quindi nel prossimo video andiamo a vedere questa tessera della palestra. La tessera dei punti coppia. La tessera dei punti coppia. No, la tessera dei punti Amazon. Okay, non poi non con, c'è quella la puoi fare, con quella puoi fare l'Amazon Prime. Comunque, per oggi è tutto, quindi se il video vi è piaciuto potete iscrivervi, lasciarci un bel like e un commento qua sotto. Potete trovarci anche sulla pagina Facebook, Instagram e Google Plus, che trovate sempre il link in descrizione. E che dire, da Dark è tutto, ad un prossimo video!